Insieme a calessi, carrozze e carrozzelle, alla fine del 1800, un mezzo pubblico molto adoperato per i trasporti urbani e suburbani è l'omnibus, parola latina che significa per tutti e da cui in seguito si trarrà la più moderna parola bus. L'omnibus è una sorta di carrozzone trainato da due o quattro cavalli che ben presto verrà messo su delle rotaie per facilitarne il traino e averne un percorso obbligato. Si afferma in questo modo il tram a cavalli, progenitore del moderno tram. In tutto il mondo civile ha un utilizzo grande e diffuso, fino a quando, accanto a quello trainato da animali, ne comparirà uno trainato da una vaporiera. È il tram a vapore, che entra immediatamente in competizione con quello a cavalli. Dal 1897 arriva anche in provincia di Napoli l'elettricità per i mezzi pubblici e comincia la conversione da mezzi a vapore a tram elettrici. Dopo la concessione arrivano le proposte di nuove carrozze e motrici elettriche. Alla direzione della tramvia provinciale giungono i progetti di vetture concepite appositamente per quel tipo di utenza. Quindi comincia la trasformazione dei binari, delle due linee che vanno attrezzate con i fili elettrici, la demolizione dei precedenti mezzi e finalmente l'inaugurazione dei nuovi tram a corrente elettrica. Grande novità per quell'enorme carrozzone che avanzava senza animali e spesso sgomento per le popolazioni locali, quindi occasioni di festa e di progresso. Come nel 1904, per l'inaugurazione di una terza linea che toccherà i comuni di Casavatore, Arzano, Frattamaggiore e Grumo Nevano. Sempre nel 1904, queste sono le tre linee percorse dall'azienda belga, che naturalmente redige anche le proprie mappe in lingua francese. Le tramvie provinciali hanno un'importanza indiscussa sul progresso e lo sviluppo della civiltà di questi comuni, per la maggior parte agricoli e poco sviluppati, che vengono collegati con il capoluogo, la città di Napoli, splendido e importante centro commerciale e culturale europeo. La nuova trazione elettrica, lo sviluppo sociale ed economico della provincia a nord di Napoli, l'industrializzazione della parte orientale della città, che si potrà avvalere di operai provenienti da quelle zone servite con i tram provinciali, faranno crescere ulteriormente l'utenza della tramvia. L'azienda aumenta i numeri e si sviluppa. Si costruiscono nuovi depositi e migliorano quelli esistenti. Per permettere la costruzione di nuovi snodi, non si rinuncia ad abbattere o modificare alcune strutture nei comuni interessati, come l'angolo di questo edificio privato a Grumo Nevano, che sarà letteralmente tagliato per permettere la curva dei binari tra il corso Capasso e il corso Garibaldi. Se già nel 1902 si contano in media 120 viaggiatori per ogni corsa e da quel momento si dovranno necessariamente effettuare con due vetture rimorchiate, il parco macchine arriverà nel 1911 a contare 43 motrici e 82 vetture rimorchio. Nel 1912 viene inaugurata la quarta linea, la linea per Casal di Principe, proseguimento della già esistente per Aversa. In totale, sulle quattro linee della società si sfiorano i 13 milioni di viaggiatori l'anno.